piatti dei bambini che frequentano le scuole materne ed elementari del comune di Arezzo tornano ad essere un po' più sostanziosi dopo le lamentele dell'ultima settimana e qualche bambino di troppo che tornava a casa affamato. L'incontro tra l'assessore Lucia Tanti e rappresentanti della ASL e della ditta fornitrice di pasti alle mense scolastiche ha intanto portato ad un aumento della grammatura del 10% dei piatti, prerogativa attribuita al comune. Una misura che potrebbe già essere sufficiente per far rientrare il malcontento dovuto alle nuove porzioni in vigore con l'inizio dell'anno. Abbiamo aumentato del 10% le dosi perché questo si poteva fare come prima azione. Dopodiché c'è tutta un approfondimento scuola per scuola, perché ci sono delle realtà dove le lamentele sono state riscontrate e altre realtà no, quindi essendo il medesimo menù e le medesime dosi evidentemente ci sono situazioni diverse che vanno messe a fuoco, e poi un monitoraggio costante se questo 10% di aumento è sufficiente, come io immagino, visto che queste sono dosi che sono imposte a livello nazionale dall'ASL, per cui diventa anche difficile fare delle aggiunte ulteriori, considerando che chi ha configurato il menù è un nutrizionista, e pertanto è evidente che ci sono delle regole che attengono alle politiche sanitarie, non tanto alle politiche diciamo così opzionali che ognuno può avere in testa o meno. Quindi applichiamo le regole, le abbiamo aumentate laddove era possibile e ora vediamo se funziona.